Il programma è offerto da... Ben ritrovati a tutti ad una nuova puntata di Radio Parlamento, ospiti di Radio Altro Studio. Che ringraziamo. Siamo negli studi sempre più tecnologici dei nostri ospiti. Che ringraziamo e non finiremo mai di ringraziare. Io e Roberto Del Conte. Il nostro brillante polemista ciao, saluto, ciao, ciao, tutti, ciao, Roberto. Ciao a tutti. Noi aumentiamo sempre, eh, eh, lo ripeto, sempre più in, un momento, in un momento in cui la crisi ci attende. Noi rilanciamo: noi siamo quello che ha detto Renzi, ci stiamo riprendendo. Eppure eh diminuisce piano. la disoccupazione, eh, visto, visto, cresce, cresce l'occupazione. quindi sì. vedi che tu sei sempre stato un menagramo. No, non so. No, no, <ride> non, <ride> entriamo, non voglio parlare di politica, non voglio, perché <ride> no. sennò comincio a sparare esatto, a zero esatto. su qualcuno. Il titolo della puntata è Parmacotto. E torniamo, non è una pubblicità no, occulta, è un gioco no. di parole per tornare a parlare della situazione della Parma Calcio, che riguarda sì il calcio, ma... Riguarda un modo di fare tutto italiano, che fin quando una situazione non è completamente compromessa si tenta di nascondere tutto sotto il tappeto. E non riguarda, non e, e, e ricordiamolo: non riguarda solo il Parma, perché qui sui tutti i giornali si parla di Parma. Ma proviamo a vedere cosa è successo negli ultimi due, o tre anni in categorie più, più, più piccole. Ma queste cose succedono sempre. Questa è, la vergogna, questa è la vergogna. Il Parma è sulla bocca di tutti perché ha una storia. Ci sono altre due squadre che, in Serie A che versano in condizioni analoghe. Maloghe, ma senza maloghe. andare in Serie A, senza in Serie B, in Serie C, nelle categorie inferiori: questa è la cosa assurda. Di... Perché poi la gente dice: Vabbè, ma il Parma cosa sta succedendo? E che... cerchiamo di, di spiegarlo ai nostri telespettatori: cosa sta succedendo, e soprattutto quello che non doveva succedere, e soprattutto di chi sono le responsabilità. Allora, quello che... qui, Tutti si liberano delle responsabilità. Quello che non doveva succedere, eh, Roberto, io provo a mettere questo tema sul tavolo, poi lo analizzerai è che qualsiasi cosa può fallire non è questo il punto diciamo più clamoroso della, della vicenda perché come eh, falliscono realtà imprenditoriali di tutti i tipi può fallire anche un club che è a sua volta anzi. una realtà anzi, imprenditoriale anzi questi sono privilegiati, ricordiamolo sono persone che rischiano, aziende sì, che rischiano cioè di poi fallire, il personale, quello che vive con 1500 cioè, euro al cioè, mese che parlo, dei parlo dei calciatori il punto è che eh, ci sono degli organismi, c'è cioè la, la Coviso in Italia, ci sono anche organismi Organismi internazionali. Ebbene, quelli internazionali hanno funzionato bene perché la UEFA ha estromesso il Parma quando ha visto che eh, c'era terra bruciata. La Covisoc, al contrario, eh, non ha fatto altrettanto. Ha controllato la situazione, i pagamenti di alcuni stipendi, sembrava tutto in ordine. In realtà, Ukmar, ex eh, direttore della Covisoc ha detto no. Quello strumento, la Covid, ha gli strumenti anche per valutare la situazione patrimoniale delle squadre e quindi valutare se può iscriversi o meno a un campionato perché se il Parma non aveva i requisiti e non li aveva, non si iscriveva, restava in Serie A Livorno o un'altra squadra e tutto era regolare. Sì. E questo è il punto. e no? Avevamo risolto il problema della Serie A che mm -hmm. è tra diritti televisivi, soldi che arrivano e vanno via, non si sa da dove e come, però poi... Il problema è proprio più ampio, perché a me del Parma spiace per l'amor di Dio, ma tutte le altre società che si trovano in queste situazioni, ma io non capisco perché, ti ricordi quando io dicevo "Ma l'Italia ha per una volta voglia di provare a cambiare"? Questi meccanismi che noi non riusciamo a capire, ma che sicuramente qualcuno ha fatto in modo che si intersecassero in maniera corretta, sono il frutto di gente, di personaggi che sono in questo mondo e che devono favori da 30 anni. Noi dobbiamo cominciare non, non mi stancherò mai di dirla. Dobbiamo cambiare gli italiani perché c'è gente che è in questo mondo da 30 anni e che ha fatto in modo che il Parma, come hai detto tu, potesse giocare anche se non aveva la possibilità. Esatto, Punto. anche perché in passato, ricordiamo per esempio, citando grossi club, possiamo citare la Fiorentina che è ripartita come Florenza e Viola dalla C2, il Napoli che è partito dalla Serie C. Quindi grosse piazze sono fallite. In realtà prima non del patatraca avevano concluso i loro campionati, la Fiorentina in condizioni c è, c è. difficilissime ma non solo quindi avevano terminato la loro stagione, qui si è raggiunto il punto veramente di non ritorno che veramente deve portare tutti ormai è tardi ma ormai a riflettere sul fatto che il Parma probabilmente non riuscirà a terminare la stagione, adesso si tenta un fondo di solidarietà c'è stata quella penosa vicenda dei 15 minuti di ritardo dell'Associazione Italiana Vergognoso, vergognoso se questo è quello che sanno fare quelli eh. dell'Associazione calciatori è vergognoso perché se c'era un sistema ormai mm. Come ultima spiaggia, tutti i calciatori si tassavano e pagavano il pulma a questi ragazzi per andare a giocare. E dopo perché... però se ne scavano altri fanno. Le altre squadre che niente. sono fallite, ma anche allora, loro devono. Ma, ma è questo il problema. Noi dobbiamo arrivare al punto, come dici te, di prevedere queste cose. Ma ha detto giustamente un, un onorevole l'altro giorno: stiamo vendendo, molti, molte squadre si vendono a un euro. Questo vuol dire che non c'è garanzia di futuro, perché io vorrei capire chi compra una squadra se mi dà la garanzia di, di avere un campione. Perché poi stiamo sfalzando il campione. Che non è che mi interessi più di tanto, no, infatti, eh, me ne frega un cazzo. Ma stiamo sfalzando chi, molti milioni di persone che hanno pagato un canone per poter vedere delle partite, un campionato degli abbonamenti. Degli abbonamenti. Adesso voglio vedere. Io, io mi, mi piacerebbe che tutte queste persone chiedessero i danni perché adesso lo possiamo fare. Io pago per vedere sì, il Parma, sì. tu non me lo fai vedere, sono cazzi tuoi. Vai tu dal Parma allora esatto. tutti questi signori pieni ripeto. di miliardi perché non allora, hanno trovato quindi... una soluzione per dare un ultimo input. Ma poi bisogna cambiare. Dov'è la federazione? Dov'è Tavecchio? Non... Dov'è il CONI Dove Se sono non ci questi sono i requisiti e non solo sui pagamenti degli stipendi dell'IRPEF, ma anche i requisiti patrimoniali. Una squadra non si deve più poter viene... iscrivere a nessun... Antonio, a nessun campionato. Antonio, mi viene da dire ai nostri telespettatori che qui dentro ci sono persone che sanno fare i forti con i deboli e, fa... e sono deboli con i forti. Perché là dove girano i soldi devo pensare che ci sono troppi interessi e che quindi io te lo dico perché? Perché devi sapere che io sono presidente. Di una polisportiva e cioè ho delle squadre di calcio e di calcio a 5. Gente che fa del dilettantismo. Certo. No? Ecco, a noi ci fanno un culo così se non hai. Le, non, non ho potuto scrivere la mia squadra in serie B 4-5 anni fa, perché ho vinto i play out, e quindi a, avevo un giorno di tempo per fare. Perché dovevo mettere quindi lì la. la Ti hanno la... fatto le pulci con la tua piccola allora, società. Allora, nella mia piccola società mi fanno le pulci, mi rompono i c***i mi spaccano le balle eh. e a questi non andate a controllarli, ma dove sono? Con sti delle persone? voragini, peraltro. Ma stiamo scherzando, Lugares. Fiduzione. Ma cosa, Lugare ci ricordiamo le fiduzioni false. Io sono quello che non ha voluto andare quel giorno ad Ancona per fare la fiduzione perché girava la voce che erano false. E dalla federazione mi avevano detto di andare lì a fare la fiduzione. E io ho detto di no. Sapete qual è stato il risultato? Che sono retrocesso. Questo è il risultato. Io sono incazzato per questa gente. Per tra l'altro Lugaresi dice no io non pago niente, il Parma se fallisce fallisce, certo, eh, certo, piace, certo, ripeto certo. i calciatori non vedranno forse metà dei loro emolumenti, però insomma sono però, parti privilegiate, mentre ci anche... sono i magazzinieri, gli allenatori però degli ce l'ho anche con il Parma ormai siamo arrivati a un punto fondamentale manca il ritorno, benissimo, troviamo una soluzione, come dici te, tutta italiana e se italiana è italiana, è siamo italiani facciamo schifo, ma voglio dire, paghiamo gli stipendi a questi i giocatori non vengono pagati da per Mesi, benissimo, se entrati in un contesto sbagliato, giochi per i prossimi tre mesi e poi la finiamo. Ma poi la finiamo vuol dire che mi aspettavo che Tavecchio, il Coni si presentassero a Parma e non che erano lì che a, a sfuggire a sì, tutto però, e per. Ripeto, tutto. ripeto: aiutare il Parma significa far dire agli altri e noi cosa cerchiamo? No, io Lugaresi a questo proposito del Cesena ha detto no, io non pago niente. No, Parma ma io, io Parma parlavo dei giocatori del Parma, non parlavo del Possiamo delle altre dire anche squadre. che c'è un caso Parma che eh, credo si possa estendere anche a moltissime altre realtà. Ricordo la Lazio di Caragnotti e anche altre società ehm, che vivono al di sopra delle loro possibilità oh, il caso Parma è clamoroso perché vive Parma e il Parma vivono al di sopra delle loro possibilità, spiace per gli amici che ci seguono da Parma, però ormai da vent'anni. perché già dalla Parma da Tanzi, adesso con il caso Ghirardi e le, le ultime vicende insomma è un segnale di una società che ha sempre vissuto al di sopra delle proprie possibilità a discapito di altre che magari lottavano con i loro mezzi oppure che andando oltre le loro possibilità sono fallite ben assolutamente, assolutamente molto ma, tempo prima. Ma perché, perché l'Europa si accorge dei debiti e delle situazioni e che abbiamo? No? E l'Italia no? Perché? E questo è il problema. Perché? Perché c'è qualcuno che a cui <ride> c'è a qualcuno la, la, gli danno la possibilità a qualcuno di dire va bene, per te la cosa può funzionare. E questo è il problema. Quando io ti dicevo fin quando c'erano tanti soldi, tutto questo si mascherava, adesso che i soldi non ci sono più, viene fuori la vera professionalità dei dirigenti, che non esiste! Non esiste! la professionalità sì, no, perché, dei dirigenti del mondo del calcio. A, Dove sono i manager? Qual è, chi sono i manager? A, andare a coprire i buchi mettendoci del proprio insomma non è un modo buono di gestire una società. Probabilmente io ti faccio questa riflessione che è anche una domanda, ti pongo questa domanda. È possibile fare calcio eh, come un'azienda facendo anche dei margini di guadagno perché il calcio si dice è un business gangherato sempre in perdita. In realtà... Io così mi illudo e penso che possa essere il nuovo calcio anche un tipo di investimento in guadagno, dove si ora, può anche guadagnare. Ora, ora, ora ti faccio io certo, la domanda. Bisogna ti cambiare rispondo, completamente. Ti rispondo Tutto. con una domanda. L'ex presidente del Parma, 7-8 anni fa, quando ha preso questo, questa società, aveva. L'ha comprato a un euro, ok, e non aveva un centesimo di debiti. Mi risulta, giusto? Si può dopo 6-7 anni avere 70 milioni di debiti? Questa è la domanda. Ma ti faccio una domanda. Beh, e c'erano e... anche 70-80 giocatori sotto contratto? Allora, questo. E si parla, Forse e non più. solo al Parma, si più. parla di centinaia di ragazzi che vanno e vengono, vanno e vengono, vanno e vengono, vengono comperati. Allora, possibile che non c'è nessuno che vada a controllare queste cose? Possibile che a me vengano a rompere scatole perché non ho fatto la fiducia in ritardo di un'ora e non mi, fanno non mi fanno giocare in serie B, mentre invece a questi signori Scusa, tutto è possibile ti posso, ti ma ti da, posso fare una è una vergogna, sono ti, tutti ti posso fare una, di una riflessione che va al di là del calcio, ma che è la stessa cosa poi, perché in Italia cosa è successo adesso stiamo parlando di calcio, ma che grosse aziende, imprese quotate in borsa sono andate a gambe per aria e hanno fatto delle operazioni di borsa assolutamente discutibili senza che la Consob certo, la Banca d'Italia, certo, i sindaci certo. Certo. Dei vari consigli interni cioè, all'azienda stessa è tutto, è tutto si accorgessero di niente. Quindi, questo per dire che il calcio e anche l'economia. Hanno un vizio in Italia che è sempre, sempre lo stesso. Assolutamente. Ma è proprio io. Noi ce l'abbiamo molto per il calcio perché il calcio è lo sport nazionale, è quello che, che ci porta le nostre squadre col cuore. Però la verità è che ci devono essere delle regole precise che devono essere rispettate. Non possono essere rispettate per qualcuno e per qualcun altro no. E poi bisogna arrivare a cambiare i presidenti. Meglio, una Serie A con meno squadre, ma con gente seria, seria, che con tutte queste squadre che poi vediamo quello che succede. Roberto, ti, ti chiedo una risposta telecommentazione grafica. Il calcio col caso Parma ha raggiunto io credo il minimo, adesso per raggiungere un livello ancora più basso bisognerà no, cominciare no. a scavare. Eh, lo stesso dicasi per molte grosse opere, mi riferisco a Mose, Expo, Mafia Capitale e quant'altro. Sì, adesso vogliono anche fare eh, le Olimpiadi. Olimpiadi certo. Così ci facciamo conoscere. Penso con che abbiamo raggiunto no. No, 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 assolutamente. Io che conosco abbastanza questo mondo vi dico che questo è soltanto la, la punta dell'iceberg. Sotto è ancora più schifoso. Il problema è, c'è qualcuno che ha voglia di, 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 di fare in modo che questo non avvenga più? C'è qualcuno che vuole... Risolvere ce lo chiediamo alla prossima puntata perché il tempo è scaduto. Grazie a Roberto, grazie a tutti voi per averci seguito. Alla prossima. Ciao a tutti. Il programma è stato offerto da...